Buongiorno e buona domenica. Allora, due i temi di stretta attualità, per così dire, in questa giornata. C'è il Lazio Gate e c'è il caso Fiat. Cominciamo dal Lazio Gate, diciamo degli sperperi con i soldi pubblici. Ancora oggi su tutti i quotidiani si parla di cifre, si parla di come sono stati usati questi soldi, di 40 bonifici al giorno effettuati da Fiorito, l'ex capogruppo del PDL, protagonista, diciamo, uno dei grandi protagonisti di questo scandalo. Il direttore di Libero Belpietro oggi scrive: fermiamo Regionopoli e bisogna abolire il finanziamento pubblico. Qualcun altro scrive: riduciamo il numero delle regioni così dimezziamo i furti. Intanto il Partito Democratico, il gruppo del Partito Democratico alla Regione Lazio, ha messo in campo, diciamo, una forte iniziativa: dimettiamoci tutti in modo che si va allo scioglimento del Consiglio regionale e si può rivotare. All'iniziativa hanno aderito i Verdi, Sinistra Ecologia e Libertà, l'Italia dei Valori, ma insomma l'UDC non ne vuol sentir parlare, quindi probabilmente la Regione e la governatrice Polverini non sono a rischio. Mi ha colpito anche un'altra cosa che mi sono appuntato oggi dai giornali. Ricorderete che il simbolo forse di questo scandalo è stata la festa al Foro Italico nel 2010 di uno dei consiglieri regionali del PDL, una festa costata, è stato scritto, 40.000 euro. Questo consigliere ha detto, mi pare De Romanis, li ho tirati fuori di tasca mia, una festa in stile romano. Ebbene, in uno dei tanti quotidiani che ho letto questa mattina c'è l'intervista al titolare di un negozio molto importante di Roma, un negozio che vende maschere e trucchi teatrali. Dice: le maschere da porcello da due giorni vanno a ruba. E beh, anche questo, come dire, fa parte dei fenomeni giornalistici e di attualità. Poi c'è la Fiat, 5 ore ieri a Palazzo Chigi di vertice. Da una parte il gran capo di Fiat Chrysler Marchionne, il presidente John Elkann, dall'altra il presidente del Consiglio Monti, i ministri Passera, Fornero, Barca, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Catricalà. Dopo 5 ore un documento congiunto. Qualcuno oggi scrive: praticamente nulla di fatto. Qualcun altro scrive: un incontro a vuoto, mentre ci sono titoli più ottimistici. Insomma, la Fiat ha garantito il suo impegno e la sua presenza in Italia. Non si è parlato in particolare di stabilimenti, come sapete, insomma, si vocifera da molto tempo che uno dei 4 grandi insediamenti della Fiat in Italia potrebbe essere chiuso. Marchionne ha chiesto sostegno e aiuto per quanto riguarda soprattutto l'export. Non si è parlato di ammortizzatori sociali e poi nessuna richiesta appunto di cassa integrazione. E un altro tema importante della riunione di ieri è che è stato istituito, diciamo, presso il Ministro dello Sviluppo Economico un gruppo di lavoro misto che dovrà monitorare le varie fasi. Insomma, la sintesi è che Marchionne ha detto: qualsiasi investimento lo faremo a tempo debito quando, e speriamo, la crisi sarà superata. Ma in sottofondo c'è un altro dettaglio, forse non di poco conto, che alcuni retroscena oggi raccontano. Marchionne ha detto: restiamo in Italia finché c'è Monti e il governo Monti, ma poi che succederà? Come ci comporteremo? Buongiorno a Fabio Martini della Stampa, che oggi proprio sul giornale della famiglia Agnelli, racconta in un retroscena ovviamente una parte di questo incontro così lungo, 5 ore, quindi insomma sono state approfondite, credo, le reciproche posizioni. Ebbene, Marchionne, tra le altre cose che Martini scrive, ha riconosciuto a Monti, al suo governo, di aver ridato l'onore all'Italia, di aver fatto la differenza, di aver ricreato le condizioni perché le imprese possano lavorare con maggiore tranquillità e con prospettive diverse. Ma è vero che avrebbe detto anche: finché c'è Monti o una garanzia dopo, chissà. Bah, il governo, che è sempre stato sospettato di essere amico dei poteri forti, ha preso questa iniziativa, che ha convocato la Fiat, i vertici della Fiat a Palazzo Chigi, esercitando in questo modo una indiretta ma lecita pressione, creando quindi un'aspettativa del paese e costringendo la Fiat a dare delle risposte. E tra l'altro ben sapendo il governo di non avere dei margini di manovra, nel senso che le casse dello Stato sono semivuote, e oltretutto il Presidente del Consiglio nella sua precedente vita, quella da commissario europeo, aveva esercitato
un controllo molto rigoroso sulla normativa europea relativa agli aiuti di Stato, scontrandosi in modo molto serio sia con i francesi che con i tedeschi, in quel caso anche con l'allora ministro Sarkozy. L'incontro si è svolto in un clima positivo, questo lo hanno, come dire, confermato e raccontato entrambe le parti. All'inizio il Presidente del Consiglio ha chiesto conto di comunicazioni non chiare rispetto al futuro dell'azienda e a quel punto i vertici della Fiat, in una lunga esposizione, hanno raccontato le difficoltà. La cosa che Marchionne aveva slide, insomma, ha parlato per un'ora, ha illustrato la situazione. Esattamente. E però, avendo poi spiegato che l'opzione fondamentale è quella di restare in Italia e quindi di, come dire, in qualche modo andare incontro alla sovrapproduzione incentivando l'export, il governo in qualche modo si è sentito rassicurato, al punto che, questo è un piccolo dettaglio conclusivo, il Presidente del Consiglio ha chiesto che si facesse un comunicato congiunto e la Fiat, che in questi anni non lo ha mai fatto, ha risposto positivamente, quindi si è arrivati a un comunicato che ovviamente è stato limato, ogni parola soppesata, esattamente, insomma, però di fatto si è arrivati a un comunicato congiunto e comunque, come titolano tutti i giornali, anche quelli che danno un giudizio sospeso, la Fiat al momento non tocca gli stabilimenti e non chiede interventi ulteriori per la cassa integrazione. Buongiorno, è collegato con noi da Milano a Franco De Benedetti, economista. Buongiorno. Senta, diciamolo anche a beneficio dei telespettatori, lei si iscrive tra i sostenitori di Marchionne o gli avversari? Io credo di... cerco di avere un atteggiamento, una visione equilibrata del problema. Io sono... ritengo che bisogna distinguere molto le responsabilità gestionali di un amministratore delegato dalle responsabilità politiche. È bene tenere distinte le due cose. La politica non può dire che cosa deve investire qualcuno, perché questo è responsabilità dell'amministratore delegato, e l'amministratore delegato non deve rincorrere aiuti che, tra l'altro, come ha ricordato prima Martini, non ci sono. Senta, se dovesse dare un titolo a queste lunghe 5 ore intense di ieri a Palazzo Chigi, lei oggi che cosa direbbe rispetto, insomma, anche per esempio a quanto recita questo comunicato congiunto? Ma direi 5 ore tante. Cinque ore tante. Stupisce il tempo, stupisce la dimensione della montagna e la dimensione del topolino. Quando un momento fa si dice, la novità è che hanno fatto un comunicato congiunto, cosa che non avevano mai fatto. Ma ecco, mi sembra un po' pochino, ecco. Senta, quando invece Marchionne dice, insomma, a tempo debito investiremo, bisogna superare la ripresa. Secondo lei che vuol dire? Che orizzonte indica questa affermazione? Senta, che orizzonte lei dà al momento della ripresa? Sa, qui il problema è che in realtà la situazione è molto bloccata. Perché? Da un lato la Fiat sicuramente sconta una... Adesso io non voglio dire delle parole che poi possono suonare negative, ma c'è... evidentemente, lo dice il mercato, c'è una caduta di attrattività del marchio Fiat nel mercato italiano. Se la gente compra, se cadono le quote di mercato, questo è il minimo che si possa dire. Allora, questo non è che sia dovuto, queste sono cose che partono molto da lontano. E recuperare rispetto a questo richiede, non è facile e soprattutto non è senza costi. Allora c'è uno che deve fare poi i conti economici
e non solo i conti finanziari, di sapere se ci sono nelle tasche, se nelle casse della Fiat c'è della liquidità, perché questo è un altro discorso, il problema è il conto economico. Allora, lei fa degli investimenti, bisogna che questi investimenti tornino. In effetti la logica di Marchionne è di dire, ma se la gente non compra macchine, e sicuramente il calo della dimensione del mercato c'è stato, e c'è, e quindi è inutile fare investimenti in quel momento. Sì, inutile forse no, certamente che è costoso, è molto arrischiato, e questa è una sua decisione che deve prendere. Se conviene investire adesso aspettando la ripresa, che sicuramente questo non è che lo dice la Fiat quando ci sarà la ripresa, quando ci sarà la ripresa credo che anche il presidente Monti può dire, può esprimere il suo parere, anche il governo può esprimere il suo parere. Io credo che nessuno prevede per il 2013 una ripresa, anzi. Sì, i dati sono abbastanza sconfortanti anche per quanto riguarda il prossimo anno. E quindi sì. la logica di dire ma io non investo in un mercato che cala è ineccepibile la logica. D'altra parte anche quella di dire ma se tu non ti posizioni oggi come farai a cogliere, a cogliere la ripresa? Quando cogli la ripresa sarà già tardi, la coglieranno altri prima di te. Credo che sono delle logiche, delle logiche industriali in cui il governo non può fare nulla e l'amministratore delegato ha il diritto di dire io l'azienda la gestisco in questo modo e rischio i soldi in questo modo. Senta, io ho chiesto spesso in questi giorni ai nostri ospiti che cos'è per lei la politica industriale? Delle virgolette. Buongiorno a Marco Cobianchi di Panorama, che anche lui è a Milano ed è accanto a De Benedetti. Lei si è occupato molto anche dei finanziamenti pubblici, no, alle aziende. Io ho letto adesso un articolo recentemente anche proprio su Panorama, quindi di questa montagna, questo fiume di denaro, a parte il denaro del finanziamento pubblico ai partiti sprecato come questi giorni ci stanno raccontando e insegnando, non solo questi giorni, insomma questi ultimi mesi, ma forse anche questi ultimi anni, c'è tutto il capitolo invece di denaro alle aziende pubbliche. Le faccio una domanda: secondo lei la Fiat ha più preso o più dato all'Italia? Ah, questa è una domanda alla quale io non so rispondere, è molto difficile rispondere. Ci sono state delle associazioni che hanno fatto dei calcoli sui miliardi che la Fiat ha ricevuto dal 77 al 2010, che dal mio punto di vista sono poesia, nel senso che è impossibile dire quanti soldi la Fiat ha ricevuto dallo Stato. Diciamo che il connubio tra Stato e Fiat in Italia è sempre stato molto incestuoso, perché molto spesso lo Stato ha detto alla Fiat ti do i soldi ma tu fai quello che ti dico io con questi soldi, e la Fiat c'è stato un lunghissimo periodo durante il quale ha accettato questo scambio che non è per niente liberale e che provoca disastri. Per ad esempio la chiusura di Termini Imerese nasce esattamente da qui, cioè dalla richiesta dello Stato di andare a investire in luoghi dove la Fiat non avrebbe investito in cambio dei soldi. Quindi è davvero molto difficile. Marchionne in una intervista televisiva ha detto la facciamo pari e patta, cioè quello che è stato e adesso ricominciamo su nuove basi. È una dichiarazione un po' così strana, nel senso che la Fiat di Marchionne ha ricevuto soldi pubblici cash a un ritmo quasi uguale al ritmo al quale la Fiat pre-Marchionne li riceveva, ma insomma questo diciamo così è il passato. Riguardo all'incontro di ieri, io penso che siamo a un crinale della storia industriale italiana. Se lo Stato decide di continuare con la politica dei sussidi, degli aiuti di Stato, degli incentivi che possono essere dati, tant'è vero che li ha dati anche Monti quando era commissario antitrust alla Fiat, ecco, se continuiamo su quella strada lì
Io penso che non faremo mai un passo in avanti, cioè non faremo mai il salto di qualità di un paese nel quale lo Stato fa lo Stato e quindi crea le condizioni non solo perché la Fiat possa investire in Italia, ma perché le imprese straniere vengano in Italia. Se diciamo di no, abbiamo dei problemi sociali al limite della gestibilità. Però sarebbe finalmente chiaro che gli imprenditori rischiano del proprio, se gli va bene guadagnano, dopo aver pagato le tasse naturalmente, se gli va male perdono. E lo Stato non è più il bancomat delle imprese. Ricordo che se questo tavolo che si è creato ieri al governo, a Palazzo Chigi, se questo tavolo decide di aiutare in qualche modo la Fiat, naturalmente, parentesi, naturalmente alcuni sostegni all'auto vanno dati nei modi e nei tempi opportuni. Ricordo che uno dei motivi per i quali la Fiat vende poche auto, soprattutto in Italia, come ricordava il senatore De Benedetti, è che in Italia per comprare un'auto ci si indebita con le banche a tassi che sono il doppio di quelli che un consumatore tedesco ottiene dalle banche tedesche, quindi è anche un problema diciamo proprio di finanziario. Ecco, se a Palazzo Chigi questo tavolo decide di dare soldi alla Fiat, allora poi non si può più dire di no. Non si può più dire, cadono i motivi per cui si dice no alla COA, cadono i motivi per cui si dice no alla Vilnis e a mille altre situazioni di crisi in Italia. Io in questo momento penso in particolare ai 100.000 e più imprenditori piccoli e medi che sono falliti in questi anni di crisi. Ecco, io se guardo la situazione dal loro punto di vista sarei piuttosto arrabbiato. Sì, peraltro lei ci ricordava in questo articolo su Panorama, ogni anno circa 30 miliardi di sussidi vanno alle imprese, che sarebbero soldi poi destinati a salvare società spesso già decotte, no? Scrive. Sì, infatti la cosa drammatica dell'uso dei soldi pubblici che vengono dati alle imprese in tutti gli stati del mondo, ok? Quindi dall'America alla Francia, alla Spagna, quindi tutti gli stati danno soldi alle imprese. La particolarità italiana è che da noi non sono particolarmente ricchi, ma sono perfettamente inutili. Cioè noi con i soldi pubblici alle imprese non creiamo... Cioè abbiamo anche questo primato in Italia, insomma, quest'altro triste primato, diciamo. Sì, noi spendiamo i soldi pubblici in modo molto clientelare. Cioè li diamo a imprese che sono morte e decotte per sostenere quelle aziende lì, ma senza investire in cose nuove. Uno dei pallini del presidente Prodi era quello che in Italia non abbiamo inventato nulla, non abbiamo inventato il fax, non abbiamo inventato molte tecnologie. Ed è vero, e questo è perché i soldi pubblici destinati alla ricerca e innovazione noi li abbiamo spesi in realtà per sostenere imprese decotte. Faccio soltanto un esempio che può far sorridere. Noi abbiamo speso dei soldi pubblici per sostenere la ricerca e innovazione delle imprese che producono bottoni, dicendo che i campionari delle imprese che producono bottoni è ricerca e sviluppo. Ecco, noi li buttiamo via così. Benissimo. Allora, buongiorno a Massimo Colaiacomo, giornalista, peraltro ci ha portato fresco di stampa un libro che affronta tutta la questione dell'euro e dell'Europa, ma è un tema altro che affronteremo. Tema, sì. Ho sintetizzato ovviamente. Oggi più di un commentatore a proposito di Fiat, prendo per esempio un estratto di un commento oggi del Sole 24 Ore in cui si legge: la Fiat è una parte importante ovviamente del sistema industriale italiano, ma l'intero sistema italiano industriale è in grande sofferenza, il governo deve impegnarsi a sostenere il complesso della manifattura italiana, un po' quella politica industriale a cui facevo riferimento, certo, quando ho sollecitato De Benedetti, che dice è un'espressione tra virgolette, ci vuole questa politica industriale, che cos'è? Questo è vero, ha ragione il professor De Benedetti. In Italia la politica industriale è stata messa fra virgolette, credo ormai da 20-25 anni.
E non è detto che sia stato un male, perché pensando alla politica industriale che è stata fatta in Italia negli anni 70 e 80, quando ancora c'era l'IRI, verrebbe quasi da pensare, per fortuna liquidata l'IRI attraverso Romano Prodi, per fortuna che non si è fatto più politica industriale, per alcuni versi uso un paradosso. La verità, è, secondo me, è un po' più complessa. Nel caso della Fiat, ieri, l'incontro di Palazzo Chigi ha messo in chiaro soltanto un aspetto importante. Mi dica questo, pubblicità, e poi parto da lei. Qual è l'aspetto importante? Ecco, l'aspetto importante è che la Fiat ha annunciato che in Italia il programma Fabbrica Italia è in stand-by, come lo è il Paese e come lo è lo stesso governo Monti. Ottimo titolo per poi approfondirlo, tra poco. Allora, eccola Iacomo, dicevamo che il piano Fabbrica Italia fotografa quella che è la situazione italiana nel suo complesso. Paese, no? È stato messo in stand-by dall'amministratore Marchionne e accantonato temporaneamente. Certo, come si stava osservando, è nei periodi di crisi più intensa, più profonda, che un'azienda potrebbe invece investire, pensando di uscire dalla crisi e mettendosi in condizioni di vantaggio rispetto agli altri competitor. Nel caso della Fiat, però, è il contesto complessivo nazionale che non aiuta ed è il contesto europeo che crea problemi alla Fiat, dal momento che la crisi dell'auto non è un problema specificamente italiano, ha delle specificità che riguardano la Fiat, ma è un problema complessivo europeo. Grandi marchi di auto, penso all'Audi, alla Mercedes, eccetera, hanno accusato pesanti cali nelle vendite negli ultimi trimestri. È ovvio che ci sono mercati invece, come dire, vergini o comunque emergenti, che ancora assorbono, diciamo, grandi quantità. La Cina, l'India, sì, il Brasile, che sono in grado di assorbire, diciamo, vendite di auto e possono mettersi in condizione di dare sostegni. È il caso del Brasile, dove l'altro giorno è stato inaugurato un nuovo stabilimento della Fiat con Marchionne, che fece quelle affermazioni che sono sembrate polemiche, ma che in realtà volevano soltanto fotografare una realtà promettente per la Fiat, perché un paese che diciamo sta arrivando a uno sviluppo industriale tipico europeo o comunque del mondo occidentale, è ovvio che mette più soldi in tasca ai propri cittadini e questi sono in grado di acquistare un numero di auto superiore rispetto a quanto succede oggi in Italia. Non c'è dubbio. Peraltro anche così. Poi, insomma, scusi, sulla vicenda degli aiuti, insomma, io ricordo nel 2001 l'allora presidente della Commissione Attività Produttive della Camera aveva organizzato un incontro con l'amministratore Fiat dell'epoca, non ricordo, veniva dalla Chrysler, mi pare, no, dalla General Electric. Dalla General Electric, sì. Esatto. E dall'ufficio studi della Camera si fece fare il quadro complessivo degli aiuti dati alla Fiat dal 1990 al 2000, un decennio. Aiuti che avevano forme diverse, andavano dagli incentivi alla rottamazione, ai prepensionamenti, alla cassa integrazione straordinaria, ecoincentivi. Il quadro che ne uscì fuori ancora oggi fa quasi accapponare la pelle. Venivano stimati in circa 110.000 miliardi di lire in 10 anni, che tradotto in euro parliamo di 55 miliardi di euro pompati dallo Stato nelle casse della Fiat. Dice, in cambio di che cosa? Secondo me la Fiat è stata usata dallo Stato, ha usato lo Stato, ma è stata usata dallo Stato come un grande ammortizzatore sociale. Nel senso che questa fabbrica, che già all'epoca accusava problemi di vendita delle auto, continuava a conservare un numero di posti di lavoro nettamente superiore rispetto alla capacità di vendita, anche se nello stesso arco, nello stesso decennio, la Fiat è passata da circa 160.000 dipendenti a poco più di 100.000. Che significa?
che 110.000 miliardi sono stati impiegati per distruggere 50.000 posti di lavoro. Ci ha ubriacato con tutte queste cifre a quest'ora di mattina, però vabbè, cerchiamo di fissarcele bene. Do il buongiorno a Mariano Berriola, che è il direttore del Corriere dell'Università Job. Peraltro poi parliamo di un'iniziativa giornalisticamente molto azzeccata in questo periodo, diciamo l'inchiesta di copertina, si parla di società SRL a un euro, no? Che il governo ha molto propagandato, poi vediamo che cosa ha scoperto il suo giornale. No, però lei, quando si parlava di sussidi per 30 miliardi di lire, facevamo riferimento a quanto ha scritto Cobianchi, storceva il naso, ha detto perché se anziché usare questi sussidi in questo modo si facesse cosa? Sì, in realtà pensavo, quando si parlava di incentivi di Stato e di politiche industriali, e che si potrebbe pensare finalmente a delle politiche di crescita aiutando le start-up dei giovani. Io ho partecipato alla premiazione di tantissime idee di giovani e vi dico che sono veramente originali. Ora, se il governo favorisse un po' la crescita di queste start-up giovanili, significherebbe spostare fiumi di denaro, come diceva prima il collega Cobianchi, da aziende decotte, da aziende che si tenta disperatamente di tenere in piedi, verso invece delle idee e soprattutto delle generazioni che sono ferme ma che hanno energia, entusiasmo e qualità. Allora, quando sento, ovviamente nei tanti commenti, che mancano politiche di crescita nel paese, è vero. E secondo me occorrerebbe adesso, in questa fase di transizione, accostare a queste politiche, direi, di assistenzialismo, che non possiamo ovviamente togliere all'improvviso, però iniziare a pensare a delle iniziative per la crescita. Secondo me investire sulle piccole e medie imprese, che sono quelle che fanno... Beh, la spina dorsale, come si dice, di questo paese. Per davvero la formazione ai giovani, significa fare politiche della crescita. E quindi credo che sia straordinario ragionare su questi aspetti e quindi favorire la piccola impresa, che è il 90% del tessuto, ovviamente, imprenditoriale di questo paese. Buongiorno a Federica Fantozzi, dell'Unità. Oggi, peraltro, il suo giornale dedica ancora il titolo più importante a Lazio Gate, a differenza, insomma, di quanto fa la maggior parte dei quotidiani, anche perché c'è tutto questo dibattito, dicevamo, anche all'interno del Partito Democratico del Lazio, insomma, il gruppo consigliare regionale, appunto, se riuscire a raccogliere firme, insomma, e poter far sciogliere il consiglio regionale e andare, insomma, a una nuova elezione, ma questo è un altro capitolo. Volevo concludere, diciamo, gli interventi legati alla Fiat, chiedendo anche a lei queste 5 ore come le ha lette. Ma io, diciamo, credo che appunto il senso di questo incontro non stia nel comunicato, ma proprio in quelle 5 ore, cioè in quello che in queste 5 ore è successo e non ci hanno detto, perché se dobbiamo stare al comunicato, effettivamente io non ci vedo molto, perché l'impegno di Marchionne a rimanere in Italia, Marchionne, cioè questo incontro ha avuto origine proprio dalle problematiche di Marchionne. Marchionne periodicamente dice: ma resto, non resto, non posso restare, così non resto, non ci sono le condizioni, non c'è la produttività. I sindacati, le parti sociali, la politica si allarmano e da qui si è arrivati a questo incontro, cioè non è nato così dal nulla. E Marchionne ha detto: c'è un impegno a rimanere, però non è stato condizionato. Nei retroscena si parla: rimango, ma poi se non c'è Monti, poi è tra 6 mesi, quindi tra 6 mesi se ne riparla. In che termini? Se non si è parlato di cassa integrazione in deroga, insomma di sussidi, perché Monti e Grilli ci dicono un giorno sì, un giorno no, che i soldi non ci sono, come rimane? Che cosa succede di questi problemi che lui ha negli stabilimenti e che lui stesso evidenzia? Ecco, questi sono tutti nodi che sono molto, molto sul tavolo. Però io volevo dire un'altra cosa, che è questa. È vero, secondo me, che un amministratore delegato deve perseguire il bene della sua azienda, perché è stato messo lì dagli azionisti, e quindi perseguire il profitto. Però la Fiat non è un'azienda come tutte le altre, quindi mi riallaccio a quello che hanno detto prima di me, cioè la Fiat per 50 anni ha preso, ha dato, e come dice JFK, chiediti cosa ha fatto l'Italia per te o cosa ha detto l'Italia. Comunque sia, non è un'azienda
come tutte le altre. E questo, quindi, questo senso di responsabilità, questa italianità che gli ha chiesto Monti, questa responsabilità nazionale che chiedeva Ezio Mauro a Marchionne nell'intervista, secondo me c'è e forse la famiglia Agnelli potrebbe dire qualche cosa, cioè va bene tenere un basso profilo piemontese, però forse è il momento che dica qualcosa. Però appunto il punto secondo me è un altro di cui non si è parlato, è il rapporto con i lavoratori, cioè Marchionne, al di là di quello che è successo negli ultimi 50 anni, scordiamoci il passato, ma il passato è anche Fabbrica Italia e anche l'anno scorso i referendum di Pomigliano e Mirafiori. Sì. In quei referendum Marchionne diceva: io sto benissimo in Canada perché gli operai lì sono contenti di lavorare il sabato, sono contenti di fare... Sì, insomma, non mi creano problemi, hanno flessibilità di orari, perché di hanno, lavoro. Perché hanno in cambio una sicurezza per le loro famiglie, un lavoro, hanno in cambio delle condizioni che qui non ci sono, perché qui ci sono i furbetti, ci sono gli assentisti. Bene, io vorrei dire che i vituperati operai italiani, obtorto collo perché molti non l'hanno votato, però l'hanno subito, hanno modificato queste loro condizioni di lavoro e oggi si ritrovano con un pugno di mosche. Allora quell'impegno, Marchionne dice, non sono cambiate le condizioni, in due anni la crisi, lui dice, è diventata così pazzesca, però vale carta straccia. Ecco, questo secondo me è un ecco, su punto... questo voglio sentire Franco De Benedetti. De Benedetti, ecco, rispetto alla questione, ha sentito... Pomigliano, no? Le lacerazioni all'interno del sindacato, no? E la sua opinione qual è rispetto a questo tema? Ma in effetti, insomma, ricordiamo quando è stato lanciato con una certa enfasi, diciamo così, il Fabbrica Italia con i famosi 20 miliardi di investimenti. Lì c'è qualcuno poi da parte sindacale che su quello ci ha messo la faccia. La CISL e la UIL soprattutto, sì. Esattamente. E effettivamente, ecco, io credo che questo rappresenta un problema. Non è stato ricordato, però mi sembra che questo sia veramente un fatto molto, molto importante e molto critico. Per il resto veniva ancora in mente riguardo alla famosa delle 5 ore che diceva, forse l'unica cosa positiva di questo incontro è stato che ognuno ha fatto il suo mestiere e le parti sono state e ciascuno ha tenuto le posizioni che gli spettano e le ha tenute rigidamente, rigorosamente. Questo secondo me è un passo avanti, sarebbe sbagliato non sottolinearlo, soprattutto ricordando che in passato in questo paese tutti, in passato anche un Presidente del Consiglio, giocavano a fare gli strateghi dell'auto inventandosi delle allora era mettere il marchio Ferrari sulla Lancia o il motore Ferrari sull'Alfa Romeo dall'altra parte. C'è sempre in qualche modo l'Alfa Romeo che gira e che eccita le fantasie degli strateghi da tavolino dell'auto. Da questo punto di vista questo è positivo. Fino a quando questo resterà? Perché giustamente il giorno che si dovesse dire io chiudo una fabbrica in Italia, cosa succede a livello governo? E poi la cosa che non si dice, scusi, salto magari un attimo. Sì, sì, no, lo dica. Che faccia parte del quadro completo. C'è il problema euro, che non è un problema che sia sullo sfondo, ma è il problema centrale. Perché noi non possiamo noi abbiamo un deficit di competitività. Non lo possiamo compensare con una svalutazione perché siamo nell'euro. Abbiamo il fiscal compact che certamente significa una politica deflattiva che vuol dire che ci saranno meno soldi da spendere e quindi certamente il mercato non cresce in queste condizioni. Ecco, questa secondo me, di questo non si è secondo me parlato, almeno non mi è sembrato nella scorsa cordata dei giornali stamattina che si è parlato di questo, però questo è un problema centrale. Non c'è dubbio che diciamo, lo scenario complessivo ha fatto bene a farcelo notare, a sottolinearlo, perché poi anche di questo bisogna parlare, non c'è dubbio. Non solo, ma mi sembra anche che in questa circostanza viene fuori anche un aspetto abbastanza... che io trovo particolarmente interessante, cioè anche un momento fa la giornalista dell'Unità, sì, Federica Fantozzi, scusa i nomi, mia pazienza, sì, non ci preoccupi, diceva ma insomma qui si tratta di fare appello a
come dire, al fatto di essere italiani, ma non solo nel fatto nazionalistico di essere, o patriottico di essere italiani, ma anche a quello che rappresentano le capacità, le competenze, le specializzazioni, le vocazioni che ci sono in questo paese. Ecco, mi sembra che questo rientra anche un po' l'importanza che nei momenti di crisi si dà ai temi nazionali, ai valori nazionali, ai valori di quello che questo paese sa fare, di identità anche produttiva e industriale di questo paese, che mentre molto, si gira pagina e si dice no, ci facciamo la grande unione mistica, fusione mistica di tutti insieme nell'Europa. Ecco, mi sembra anche queste le contraddizioni di cui bisogna secondo me tenere conto. Senta, siccome lei parlava d'Italia, abbiamo inserito anche questo tema, per me è irresistibile farle una domanda, perché in questa vicenda Fiat si sono inserite anche delle feroci polemiche. Ha cominciato l'imprenditore della Valle, insomma, usando parole al vetriolo, direi molto velenose nei confronti sia di Marchionne che del presidente Jonel Khan. Peraltro c'è stata una risposta altrettanto al vetriolo di Marchionne nell'intervista di Ezio Mauro a Repubblica, dicendo insomma si occupi di scarpe lui, io mi occupo di auto, e non è che tutti si possono occupare di auto, è una materia sensibile e molto delicata. Però ieri mi pare dal Sole 24 Ore proprio suo fratello, l'ingegner Carlo De Benedetti, ha scritto: Fabbrica Italia è stato uno specchietto per le allodole, Fiat dovrebbe essere molto più coraggiosa, per esempio, a investire in ricerca, sviluppo e innovazione. Ecco, che succede? Anche tutto questo poi fa bene alla nostra immagine complessiva? Ma come l'ho detto prima, io ritengo che questa... cioè si fa fatica a non pensare che l'operazione... Fabbrica Italia, i 20 miliardi si inserissero in un momento di una discussione molto accesa e importante sulla riforma del mercato del lavoro in Italia. Questo è un aspetto sul quale bisognerebbe forse fare anche un po' di chiarezza. E per quello che riguarda l'investimento in ricerca e sviluppo, è un bel titolo, poi bisogna riempirlo di contenuti. E non è che ci siano poi... certamente che anche ogni nuova vettura ha degli avanzamenti tecnologici maggiori, minori, a seconda dei casi. Però mi sembra che in questo momento più che di innovazione... Non mi sembra che le macchine Fiat siano carenti dal punto di vista tecnico di innovazione. Sono meno sexy delle altre, probabilmente. Sono meno sexy. Questo non sexy è un concetto molto vago e molto complesso. Ecco. Sì, però rende bene l'idea. Fabio Martini, io voglio fare a lei la stessa domanda che ho fatto a De Benedetti. Cioè, sullo sfondo però c'è stata questa polemica molto dura, no? Anche un po' a sorpresa, ha scritto qualcuno. Come mai? Insomma, certo, c'è una grande dialettica che è oltretutto testimoniata molto bene dal Sole 24 Ore, che ha assunto non solo su questa vicenda ma complessivamente su tutte le questioni un atteggiamento molto giornalistico. Sì. E anche di oggi, stimolo, di aspettato, stimolo, esattamente, insomma, esattamente. No? E naturalmente, e anche sull'incontro di oggi, abbiamo letto un editoriale critico. Naturalmente questo corrisponde anche ad un conflitto che si è determinato tra la Fiat e Confindustria, e il presidente di Confindustria stesso, diciamo, si è espresso in termini molto, molto Swinzi, prosaici, no? Diciamo, molto energici. E naturalmente stiamo parlando di imprenditori che hanno collocazioni, tra virgolette, politiche molto diverse, sì. Della Valle, Squinzi, eccetera. E gli interventi sono stati tutti molto interessanti, molto stimolanti, De Benedetti per ultimo, molto interessante. Naturalmente occorre sempre ricordare il contesto. Negli ultimi 5 anni, 2007-2012, in Europa, nell'Europa occidentale si sono perse 3 milioni di auto, c'è stato un crollo delle vendite. Beh, questo, diciamo, è un dato molto significativo, non di poco conto, diciamo, certo. E che ha colpito in particolare la fascia
più economica, mentre quella più di lusso ne è stata salvaguardata. C'è un tabù ovvio per tutti i paesi europei, non solo quelli mediterranei, cioè la chiusura degli impianti. In questi anni ne sono stati chiusi in Europa 3, tra cui Termini Imerese, e ne sono stati aperti 8, di cui la gran parte in Russia e in Ucraina, e uno l'ha aperto la Fiat in Serbia. Il fatto che comunque al momento ci sia stata questa salvaguardia, almeno per il momento, degli stabilimenti, ovviamente è un dato di cui tenere conto, perché tutti i critici, anche quelli in buona fede, no? E questa mattina ci sono tutti osservatori indipendenti che hanno indipendenza di giudizio, mentre ce ne sono anche molti che come dire, aspettano l'errore perché hanno un conflitto ideologico o politico nei confronti della più grande azienda italiana. Ecco, naturalmente la salvaguardia degli impianti è un dato che per i lavoratori è molto importante. Beh, poi soprattutto in questo momento, in questo contesto, con la disoccupazione che anche insomma per il prossimo anno viaggerà abbondantemente sopra le due cifre, con la fascia, insomma ne faceva in qualche modo accenno Mariano Berola, la fascia non dai 15 più ai 24 anni, ormai siamo dai 15 ai 34, 35 anni in totale affaticamento, per usare un eufemismo. Con il ministro Cancellieri che ieri ha ripetuto attenzione perché la disoccupazione può diventare un serio problema di ordine pubblico, quindi è ovvio che dal contesto non possiamo dimenticarci tutto questo. Ed è un ministro che misura le parole, non è un ministro. Quindi è chiaro che questo è il problema dei problemi, forse, probabilmente. Volevo ricoinvolgere Cobianchi perché, come si dice nel nostro caso, mi piacerebbe adesso poi affrontare l'altra vicenda. Il Lazio Gate, che non è soltanto una vicenda politica, ma anche lì le implicazioni sono tantissime, e poi sfiorare anche il discorso dell'Europa a cui faceva riferimento De Benedetti, perché dobbiamo sentire, farci raccontare qualcosa da Cola Iacomo. Ma intanto sul capitolo Fiat e politica industriale vuole aggiungere qualcosa, Cobianchi? Quello che direi è, per contraddire un po' il senatore De Benedetti, che sì, secondo me la politica industriale è questa. Prendiamo il caso Sardegna. Lì è veramente una questione tragica per quanto riguarda l'occupazione. Allora, in Sardegna abbiamo speso miliardi di euro. Io non faccio somme degli aiuti pubblici dati alle imprese private perché è impossibile, ma stiamo parlando di miliardi di euro, sì, alle grandi imprese presenti in Sardegna, tra cui l'Alcoa, ad esempio. Bene, in questi anni in cui noi davamo miliardi alle imprese, nessun governo ha costruito un metro di autostrada. In Sardegna non c'è autostrada. Abbiamo una struttura ferroviaria che è a livello dell'Ottocento. L'energia elettrica costa moltissimo in Sardegna perché nessuno ha mai pensato di fare una struttura di distribuzione del gas che costa meno e farebbe costare meno l'elettricità. Ecco, dal mio punto di vista, politica industriale è questa cosa qui. Cioè lo Stato prepara le condizioni per cui le imprese... Qui vogliono tutti pagarle il caffè, perché sta dicendo delle cose assolutamente condivisibili. Io accetto volentieri. Lo Stato deve creare le condizioni perché le imprese, non solo italiane, ma soprattutto straniere, trovino conveniente venire in Italia. Questo è il ruolo del governo, oltre ad abbassare ovviamente le tasse, perché è evidente che, come ha detto Squinzi, le imprese italiane hanno una fiscalità al 55%, è evidente che stiamo parlando di un morto. Certo. Se lo Stato non fa queste cose qui, poi non può chiedere a Marchionne o a chi per lui di restare in Italia perché è italiano e gli abbiamo dati tanti soldi, perché trascina nel fallimento, ovviamente sto parlando per iperboli, anche una ottima azienda, perché io la ritengo tale, come la Fiat. Allora, lo Stato deve fare la sua parte, la Fiat deve fare la sua parte. Se noi non cominciamo a distinguere i ruoli, allora diventa un incesto continuo, per cui ogni impresa che è in crisi e in fallimento, anche
anche solo temporaneo, bussa alle porte dello Stato e chiede soldi in nome dell'italianità o della, dei problemi sociali. Sì, adesso questi soldi non ci sono più, sono finiti, quindi possono anche bussare, ma mi sa che non saranno praticamente quasi più accontentati, no? Su questo non sono molto d'accordo, nel senso che i soldi che si usano sono in modo particolare quelli europei. Tra l'altro sì, è molto significativo che ieri all'incontro non ci fosse Barca, sì, ci fosse. Esatto, non ci fosse Gigli, ma ci fosse Barca. Barca è, diciamo, l'uomo che usa e distribuisce, diciamo, in modo maccheronico, i soldi europei. Quindi i soldi, diciamo, non ci sono per fare alcune cose, ma ci sono per le imprese, no? Ecco, però se continuiamo a pensare che lo Stato è il bancomat delle imprese, qui non facciamo un passo avanti. Allora, prima della pubblicità, volevo mi rivolgo al nostro regista Sergio Lombardino, volevo rinfrescarmi e rinfrescare la memoria a tutti, perché oggi, a proposito della questione industriale, sul Sole 24 Ore c'è una bella pagina che è assolutamente eloquente nel titolo: i 10 spread che frenano le imprese. Ovviamente molti li conosciamo, però ve li faccio, li ricapitolo molto rapidamente. Le 10 zavorre che pesano sul sistema paese: l'alto costo del credito, l'insostenibile peso del fisco, a cui faceva riferimento con Bianchi, la giustizia lenta uguale ingiustizia, l'elettricità più cara, il gas diventa asfissiante, il prezzo spot del gas all'ingrosso, la produttività, la dinamica della produttività e tutto quello che questo capitolo contempla e prevede. Peraltro ci sono le parti sociali impegnate in questi giorni fortemente anche sull'aspetto produttività. Poi, quanto è facile esportare i beni, poi la piaga della corruzione, la qualità, altro capitolo terribile che riguarda anche la burocrazia, la qualità della regolamentazione e la qualità delle infrastrutture. Insomma, voce per voce, questo è il libro delle doglianze e delle debolezze di questo paese. Prego. Scusa, se devo andare in pubblicità, proprio un titolo con Bianchi. Il titolo è questo: io sono molto interessato alla vicenda giudiziaria della trattativa Stato-mafia, ma sono ancora più interessato al fatto che in Italia ci sono 9 milioni di processi pendenti tra civile e penale. Un'impresa internazionale che deve decidere dove investire guarda questi 9 milioni di processi pendenti che non sono ancora risolti. Pubblicità. Allora, scandali e sperperi, ma prima torno da Massimo Colaiacomo, perché dicevamo è uscito da pochissimi giorni per Gangemi Editore questo suo libro Sopravvivere con l'euro per non morire con la lira, Italia ed Europa tra riformismo e populismo. Ieri peraltro ha sentito, no, Grillo, peraltro ha tuonato nuovamente contro la stampa, contro le televisioni, contro i giornalisti, ha detto: io non voglio uscire dall'euro, ancora una volta hanno scritto delle falsità. Io voglio che si faccia un referendum per sentire gli italiani cosa pensano dell'euro, insomma, restare o meno nell'euro. Quindi adesso diamo a Grillo quel che è di Grillo. Sì, ho sentito. Lei si sente un po' carogna, come ha detto Grillo, il giornalista? No, non lo so. Probabilmente per ragioni diverse da quelle che Grillo immagina. Sì, benissimo. Carogna, insomma, allora, va bene. È vero. Però ieri ho letto queste affermazioni di Grillo e devo dire che segnano una evoluzione rispetto alle cose che Grillo ha detto in precedenza e che sono agli atti, diciamo, registrate su agenzie, giornali. Grillo ha detto di voler uscire dall'euro, ma non è il solo in Italia. Non a caso Grillo è anche un protagonista del mio libro, perché ci sono alcuni capitoli dedicati proprio al populismo che soffia, al vento del populismo che soffia in molti paesi europei. In Italia forse un po' più forte che altrove. Vuol dire, però, i partiti, per esempio, in Italia ci stanno mettendo del loro, perché per alimentare, come lo chiama lei, il populismo. I partiti ci mettono del loro, ma attenzione che il tratto populistico fa parte dell'identità politica di questo paese. Oggi in genere si tende a circoscrivere il discorso alle vicende degli ultimi governi, se Berlusconi era un premier populista o meno. Sì. La questione, secondo me, è un po' più complessa, è quello che cerco di affrontare anche in questo libro. E affonda le radici quasi agli albori della nostra Repubblica. Cioè il populismo ha molto a che fare con il rapporto patologico che si è costruito
nel corso degli anni fra la lotta politica in Italia e la gestione della spesa pubblica. Sotto questo aspetto, politiche populiste ci sono in Italia fin dagli anni 60. Se pensiamo all'uso che è stato fatto dell'intervento pubblico nell'industria, penso all'IRI. Se anche lei la cassa del Mezzogiorno o no? La cassa per il Mezzogiorno è forse l'aspetto un po' più eclatante. Sì. Ma anche nella gestione ordinaria, se lei ripensa a quello che è stato l'IRI in Italia negli anni 60, quando lo Stato italiano nelle classifiche di Fortune veniva classificato come il sesto polo industriale al mondo, non l'Italia, lo Stato italiano era il sesto polo industriale al mondo. Quindi la gestione, e poi attenzione, il fenomeno o se vuole il tratto identitario del populismo non riguarda solo la politica, ma riguarda le convenienze di un ceto dirigente che va oltre la stessa politica. Che cos'era l'accordo sulla scala mobile del 75, quando Agnelli con una stretta di mano all'AMA decide che il punto di scala mobile deve essere uguale per tutti? Non era forse, come dire, un accento populistico che si voleva dare ai rapporti sociali in questo paese? Ma lo stesso può dirsi per un'infinità di altri episodi. Ma questo per quanto riguarda il passato. In realtà il libro si interroga molto di più sul presente del nostro paese e soprattutto sul futuro. Mi sono limitato a fare una ricostruzione delle vicende che hanno portato alla nascita dell'euro, ma soprattutto a indagare i problemi che creano all'Italia la permanenza nell'euro e le attese che noi dobbiamo avere dall'appartenere a quest'area. E il governo Monti è il passaggio, è lo snodo centrale di questa mia storia. Torno da Mariano Berriola, perché lei appunto faceva anche dei riferimenti storici molto precisi che molti ragazzi giovani oggi ignorano, ovviamente, per questioni anagrafiche. Ma che fanno parte del nostro stesso presente, no, ci mancherebbe altro. Siamo arrivati a questo punto anche per siamo questa storia che abbiamo alle spalle, no, non c'è dubbio. Mi incuriosiva molto, forse ve l'abbiamo fatta vedere, ma la possiamo riproporre, la copertina dell'ultimo numero del Corriere dell'Università, SRL a un euro la grande bufala. Eccola qui. Allora, come aiutare i giovani, i ragazzi, come insomma rendere un po' più dinamico questo benedetto mercato del lavoro, grande pubblicità a una SRL a un euro, che cosa ha scoperto il suo giornale? Sì, noi abbiamo scoperto che non è così. Almeno che avete fatto? Cioè avete mandato un vostro giornalista ad aprire una società a un euro? Abbiamo fatto una cosa interessante, abbiamo avuto un colpo di fortuna, perché abbiamo inviato un nostro giornalista alla Camera di Commercio e in quello stesso giorno abbiamo trovato un ragazzo che inveiva contro gli sportelli perché gli dicevano che doveva chiudere la SRL a un euro che lui aveva aperto. Ah, quindi l'aveva potuto aprire ad un euro? No, in realtà lui è andato dal notaio, ha pagato 1000 euro per il commercialista e il costo di apertura della SRL è comunque di 600-700 euro. Non di un euro, quindi. Non di un euro. In realtà, come ho anche tentato di dire a Palazzo Chigi, c'è stato un problema di comunicazione. Cioè? Se tu dici ad un ragazzo che può aprire una SRL con un euro, lui, anche ingenuamente, riterrà con un euro in tasca di andare dal notaio e di costituire la sua prima società. Quindi occorreva magari meglio precisare che un euro è il capitale per cominciare un'avventura. Però il problema è un altro. Quando vai dal notaio... Sorride De Benedetti. No, quando vai dal notaio a costituire una SRL, che è una società di capitale, e il mio notaio simpaticamente diceva facciamo le società di capitale in Italia senza i capitali, problema è che lui dice che tipo di società vuoi aprire. Allora non è come in Inghilterra, che salvo fare finanza e banca non esiste lo statuto, puoi fare tutto. In Italia noi dobbiamo avere lo statuto. Sì. E il ragazzo deve spiegare al notaio, al commercialista, io vorrei aprire una SRL perché intenderei fare questo tipo di attività. Ovviamente allora bisogna mettere mano ad uno statuto. E allora occorre una consulenza. Vabbè, quindi costi e allora svanisce. Allora, quello che il Corriere dell'Università ha cercato di lanciare Lei si è trovato con il colpo di fortuna alla Camera di Commercio, questo ragazzo che doveva chiuderla questa società, perché? Inveiva perché praticamente questo ragazzo Ivan al 10 settembre non c'erano i decreti attuativi per cui la Camera di Commercio non poteva validare la società.
praticamente ha dovuto chiuderla. E quindi oltre il danno la beffa. Esattamente, insomma. Quindi nello speciale che noi abbiamo adesso, sì, insomma, in questo numero del Corriere dell'Università, appunto si dice beffa per gli under 35. Nel frattempo sono passati, trascorsi circa 10 giorni, pare che abbiano aperto un centinaio di imprese a un euro a Milano, in, sì, Lombardia, e altre 100 in giro per l'Italia. Però nessuno ancora ci ha risposto, perché abbiamo interpellato le Camere di Commercio, l'Agenzia delle Entrate, solo Palazzo Chigi ci ha detto che si riserva di farci sapere questa storia come va a finire. Al di là dell'inchiesta che abbiamo sollevato, come dire, per accendere un po' l'attenzione rispetto ad una tematica, sì, che è l'assenza delle politiche di crescita, anche nella nuova legge Fornero, io non intravedo delle opportunità per questi giovani. E noi abbiamo fatto delle proposte, ed è da tempo che cerchiamo di dire e di lanciare degli appelli perché si possano finalmente accompagnare ed aiutare le imprese giovani, ma per davvero, con una totale defiscalizzazione. La mia proposta, che sembrerebbe, come dire, concreta anche alla luce del confronto che abbiamo tutti i giorni con i giovani, con i ragazzi, è quella di prendere delle strutture dismesse. Quante ne abbiamo abbandonate in questo paese? Caserme, fabbriche abbandonate, parcellizziamole, facciamo delle piccole scatolette, facciamo 50 mini uffici e facciamo partire 50 nuove piccole imprese dei giovani, i quali però non devono preoccuparsi del commercialista, del notaio, del legale. Hanno in comune queste figure. Loro devono preoccuparsi soltanto di lavorare e di portare avanti la loro idea. Allora questo manca al paese. In un libro interessante che ho letto di recente da Napolitano, quale sono, se Steve Jobs fosse nato a Napoli. Sì. E mi sono divertito, perché questi due ragazzetti che volevano aprire, lavoravano in un garage, sono andati dal commercialista, il quale gli ha fatto l'elenco delle cose che occorrevano per aprire e dare legalità alla loro impresa. E loro dicevano, ma noi siamo in un garage. Allora arriva l'ASL, allora avete bisogno del certificato sanitario, allora avete bisogno di questo. Perfetto, questo e poi, ha descritto loro, con loro grande dicono, efficacia. Loro questa. Dicono una cosa semplice. Adottò, noi volevamo semplicemente lavorare. Sì, sì, sì. Allora, con Bianchi e De Benedetti, io volevo una vostra battuta su quanto abbiamo sentito raccontare da Mariano Berriola a proposito di giovani, imprese per i giovani, misure per stimolare l'occupazione giovanile, anzi in questo caso fronteggiare la disoccupazione giovanile. Cobianchi. No, io volevo rispondere alla domanda se Steve Jobs fosse nato a Napoli e sarebbe emigrato in America. Ah, ecco. È del tutto evidente che sarebbe andato a finire così. Ha perfettamente ragione. In fuga. E questa rientra in quella che si può chiamare in senso lato proprio politica industriale. Cioè, per aprire una società devi stanziare solo per aprirla, quindi ancora prima di fare il contratto per il telefono devi spendere 2.000 euro, di che cosa stiamo parlando? Insomma, stiamo parlando di aiuti alla Fiat, ma, cioè, parliamo di cose che servono per il al paese per i prossimi 50 anni e non per i prossimi 2 anni. Tra le politiche industriali, sempre in senso lato, da fare, ovviamente, come dicevo prima, c'è la giustizia. È insopportabile per qualsiasi impresa la giustizia italiana. Le lentezze sono qualcosa di realmente, dal punto di vista economico, insopportabili. Quindi o si mette mano a questi cambiamenti che devono essere epocali, oppure stiamo a dibattere se dare o non dare 2 spiccioli alla impresa che ne ha bisogno, per quanto l'impresa che ne ha bisogno è un'eccellente impresa, perché io ritengo la Fiat di Marchionne una eccellente impresa. E tra l'altro vorrei ricordare che, se non sbaglio, l'incontro al governo è stato chiesto dal governo. Allora, il governo, ripeto ancora a costo di diventare noioso, faccia il suo mestiere, permetta ai giovani, ad esempio, di aprire SRL a un euro, faccia le autostrade in Sardegna,
sconfigga la mafia al sud e smetta di dare soldi alle imprese del nord per costruire delle fabbriche al sud che non hanno nessun senso economico, pensando così di fare politica industriale. Meno questa male che non c'è un leghista oggi, se no vedeva che replica. De Benedetti, prego. Ma se ho ben capito, l'idea che è stata la richiesta è che qualcuno deve fare... che qualcuno, cioè la parte pubblica, dovrebbe fare qualche cosa per aiutare i giovani a superare se stesso. Mi sembra una contraddizione in termini. Il problema verrà risolto quando questa esigenza verrà prospettata non al governo, ma alle ragioni per le quali mestieri che vengono fatti altrove da iniziative private, dalle banche, ma non parlo solo negli Stati Uniti, parlo per esempio anche in Israele, che per quale motivo non lo fanno loro? Non lo fanno loro perché non c'è convenienza. Allora andiamo alle ragioni per cui non c'è convenienza. Perché chiedere al governo di fare un'altra struttura per eliminare le storture che vengono fatte da altre parti dell'amministrazione pubblica mi sembra veramente una petizione di principio, se vuole, oppure una contraddizione in termini, la chiami come vuole. Vista l'ora, non so se gradite ostriche e champagne, perché io voglio andare... sul caso Lazio. Oggi su Repubblica c'è una pagina firmata da Carlo Bonini a proposito sempre delle spese e di quello che sta venendo fuori. La grande abbuffata a tavola al ristorante, 46.000 euro e 1.400 per le mozzarelle. Richiedo e ricevo e la regione salda. Come? A proposito di start-up. Sì, esattamente. Peraltro, come lei sa, il comparto enogastronomico è quello molto forte per l'export italiano, quindi... lo alimentiamo anche così, con una facile battuta, mi rivolgo adesso a Fabio Martini, mi verrebbe da dire che forse Fiorito potrebbe dare qualche soldo alla Fiat, insomma si risolverebbero i problemi, no, a parte queste battute, facciamo la fotografia di tutto questo. Oggi ho letto, per esempio, Polito sul Corriere della Sera scrive: il 2012 è l'anno zero dei partiti, manca uno scatto d'orgoglio, il sistema appare ormai irriformabile dall'interno, aspetta solo uno shock esterno per venire giù in pezzi. Insomma, certo. Il segretario del Partito Democratico, Pierluigi Bersani, non sopporta l'idea che... i partiti vengano messi tutti nello stessa... Sì, non siamo tutti uguali, insomma. E ha delle ragioni soggettive e anche oggettive per fare questo tipo di flessione. Però è anche vero che in questi mesi abbiamo assistito ad un salto, tra virgolette, qualitativo nella gestione disinvolta dei soldi pubblici. Nel senso che mentre nel passato, diciamo, la politica si finanziava o con i finanziamenti esteri, quindi dollari o rubli, o con le tangenti, quindi un imprenditore pagava il politico per avere un appalto e quindi il servizio pubblico costava di più. Perché ovviamente... finanziamenti illeciti ai partiti, benissimo, no? Chiamava. La novità straordinaria e terribile di questi ultimi... mesi. Qual è? Con i casi Belzito, Lusi e Fiorito. Che non c'è più il confine tra pubblico e privato. Nel senso che alla fine del secolo scorso, quindi nel 1999, nei primi, i partiti, tutti, attenzione, hanno deciso di moltiplicare i finanziamenti a se stessi. I rimborsi, no? I rimborsi, se cosiddetti rimborsi elettorali. Non prevedendo però alcun controllo a monte, quindi sostanzialmente sono delle autocertificazioni che sono sì, questo sufficienti. È l'elemento che più scuote tutti. E a questo punto è iniziato l'assalto all'intelligenza dei soldi pubblici, di questo stiamo parlando, sì. E questo purtroppo... Poi posso, no, la interrompo solo per citare una cosa che ho letto, insomma si trova su tanti giornali, adesso ho preso per comodità il Messaggero. A proposito di questi meccanismi, no? Il meccanismo è venuto fuori questi giorni anche di come sono lievitati questi fondi. Dunque, Fiorito disponeva di quel tesoretto in contanti da distribuire a pioggia ogni anno a 16 consiglieri regionali del PDL. 100 milioni netti, 23 ogni 3 mesi,
oltre allo stipendio e alle infinite indennità, per poter accontentare tutti e allo stesso tempo scaricare 40.000 euro netti mensili sui propri conti. E poi però leggiamo, questo riguarda la Regione Lazio, 5 delibere in 13 mesi che hanno portato la dotazione di 1,5 milioni per il funzionamento del gruppo PDL alla Regione appunto Lazio, che c'era a settembre del 2010, quando si è insediata la Polverini, ai 14 milioni del novembre 2011, quando Fiorito poteva già vantarsi di guadagnare più del Presidente della Repubblica. E poi c'è quello che diceva lei in questo articolo, ma a sorprendere la totale assenza di controllo sulle modalità di quella sorta di aumento di capitale deciso e realizzato unilateralmente da poche persone con il consenso di tutti. Ecco. Beh, leggere questo dai brividi però. Mentre la legge che ha moltiplicato in modo impressionante i rimborsi a tutti i partiti a livello nazionale, ovviamente a livello regionale del Lazio, l'iniziativa è stata assunta dalla maggioranza che ancora vive in questa regione, ma nel silenzio e nell'acquiescenza assoluta degli altri gruppi. Noi non conosciamo le fatture che altri gruppi, ma non solo il Partito Democratico, ma anche l'Italia dei Valori, sì, SEL, FLI di Fini, l'UDC. Sì, si dimettono. Ecco, ora c'è questa iniziativa, come diceva il collega, assolutamente legittima, PD, sì, di provocare uno shock, quindi dimettersi per provare a far cadere la legislatura, certo. Iniziativa legittima, naturalmente se fosse accompagnata da una robusta autocritica e dall'esposizione delle fatture di tutti i gruppi, questa richiesta sarebbe molto più forte. Federica Fantozzi, peraltro lei si occupa anche di questo, sì, grido di dolore e di allarme del Presidente della Corte dei Conti ieri, sì, no? Sì. Ha detto, certo, ma questo tutto poteva aspettare. Ma anche il Cardinal Bagnasco, sono, sì, tutti allibiti, ma devo dire che oltre al lato pecoreccio, no? Quello, sì, che prima ricordava lei, la festa con le teste di maiali, che più che all'Olimpo era meglio se fosse dedicata agli ultimi giorni di Pompei, perché questo è anche un po' il clima, mangiamo e rubiamo perché non sappiamo cosa c'è domani. Però ecco, quello che fa specie è proprio la vaghezza di tutte queste documentazioni, cioè pensare che per 2 anni tutti i gruppi in consiglio regionale si sono accontentati. Non tutti hanno partecipato a questa situazione, sì, certo, però diciamo questo era il sistema di richieste, di queste delibere con cui si aumentavano i soldi da spendere, la causale era richiesta di fabbisogno, vale a dire c'è bisogno di soldi, vabbè, sì, questo è, oppure ricevo e richiedo, oppure questa causale, il rapporto tra eletti e elettori che ha giustificato l'immolazione, non so, di 15.000 euro in enoteca, però insomma, o di spese natalizie. Ma io sul punto politico sono ancora più, forse più rigida di Fabio Martini, nel senso che l'iniziativa del PD è ovviamente legittima, è tardiva, nel senso che l'unico gruppo che pare abbia sempre denunciato questo andazzo sono stati i radicali, sì, gli altri no. E in qualche modo quello che emerge politicamente da questa storia della Pisana, parlo dell'ultima, è l'attaccamento alla poltrona poi di tutti quanti, nel senso che la Polverini ha fatto un melodramma, un feuilleton, per poi dire, beh, se voi siete convinti, sono convinta anch'io. Non sono cadute teste. Tutto è rimasto come se non fosse successo nulla. Il PD dice, giustamente, noi non andavamo in enoteca, non spendevamo 1.500 euro per le mozzarelle, ne spendevamo 700.000 per i manifesti. Secondo me è una differenza fondamentale. Però per i cittadini ormai è tardi e questo shock, se ci sarà, secondo me sarà alle elezioni. Questo shock sarà alle elezioni, sì, poi devo sentire anche il parere, sì, voglio sentire sia con la Iacomo sia De Benedetti che con Bianchi. Volevo sottolineare una cosa, che noi queste cose le scopriamo solo quando poi i gruppi si fanno le scarpe fra loro. E così non va bene. Questo significa che occorre pensare ad una, come dire, ad una forma di controllo e ad una, apro al tema della trasparenza. E ho notato, per esempio, in quell'elenco di spese che alcuni editori, alcuni anche piccoli, avessero l'abitudine di vendere i servizi giornalistici. Sì, sì. Ora, io ieri ho parlato anche con il presidente Jacopino dell'Ordine dei Giornalisti. Io credo che rispetto a questo, anche per cominciare a eliminare delle brutte abitudini,
e per poi non danneggiare chi certe brutte abitudini non ce l'ha. Sì. E quindi qui apriamo ad un altro concetto, che è quello della concorrenza sleale, che ovviamente danneggia. E allora su questo credo che ci siano termini di, insomma, di riflessione molto interessanti. E anche quello ovviamente della classe dirigente, perché se la politica decide tutto in questo paese e dalla sera alla mattina un dirigente che il giorno prima vendeva mozzarella di bufala, il giorno dopo deve fare le politiche di alcuni dipartimenti o di alcuni ministeri, questo spiega perché l'Italia è indietro. Intanto, ecco, no, c'era un problema andato a Milano, ma è stato risolto. Parlavo di mozzarella di bufala, ma non per come fatto enogastronomico. Sì. Quindi, ovviamente, se la classe dirigente è questa, voi immaginate l'Italia che tipo di percorso può fare, e se in futuro non pensiamo che nei posti dove vengono fatte le politiche di questo paese, come diceva De Benedetti prima, non mettiamo delle persone con competenze, con capacità e soprattutto anche con la vocazione, che richiama il mio famoso tema dell'orientamento. Allora, abbiamo bisogno di competenze, di quel saper fare, di quel conoscere e di quel saper fare. L'Italia vive di improvvisazione e di incompetenza. Allora, pubblicità, ci fermiamo un attimo e poi allora raccogliamo le altre opinioni su questo tema, anche quello della scelta della classe, come si seleziona classe dirigente. La qualità del cielo e la qualità della classe dirigente, tra poco. Allora, vado da Franco De Benedetti. No, io ovviamente all'inizio ho detto, poi insomma non ha bisogno di molte presentazioni, ho detto economista, ma lei ha un curriculum molto robusto, è stato imprenditore, manager, è stato lungamente anche senatore della Repubblica. Le chiedo, rispetto a questo tema, adesso a parte la selezione della classe dirigente, rispetto al tema del finanziamento pubblico, oggi appunto mi pare Belpietro scrivesse dobbiamo abolirlo questo finanziamento pubblico, se no non se ne esce, qual è la sua opinione? Ma guardi, la prima cosa è che nel caso specifico, in questo momento della Regione Lazio, io mi domando come pensano ancora di avere la legittimità democratica per stare in quel posto. Che, chi è che oggi voterebbe una cosa di questo genere? Per me il fatto che non succeda praticamente nulla, che continuano a parlare e continuano a stare, a me sembra una cosa veramente pericolosa dal punto di vista del rapporto democratico, del rapporto tra gli elettori e gli eletti. E questo attiene alla patologia alla patologia acuta, diciamo. Poi c'è la patologia sistematica, che è quella di cui parlava prima, ieri c'era un bellissimo articolo di Perotti sul Sole 24 Ore a proposito di come tagliare, di che cosa andrebbe fatto. Però, devo dire, lei faceva prima riferimento alla mia esperienza di 3 legislature in Senato. Ecco, devo dire, c'è un problema che attiene alla fisiologia che noi abbiamo messo in piedi, e cioè il rapporto, i poteri delle regioni, il modo di funzionare, i poteri che ha lo Stato e i poteri che hanno le regioni. Come prendendo una famosa frase di Bobbio, io mi vergogno di avere votato la legge della riforma del titolo quinto quando era in Senato. E ripenso a quello e ripenso alle ragioni politiche per cui è stato fatto. Credo che quella sia stata una cosa di cui io personalmente mi rammarico di averla, riconosco di averla votata e me ne rammarico, però ricordiamo che oltre al problema della patologia gravissima, che c'è anche un problema della fisiologia che va affrontato. Certamente che non è questo, è difficile che in questo scampolo di legislatura un governo tecnico possa affrontare un problema così grande, ma questo è uno dei problemi che va affrontato, che ha riflessi su tutto quello che si è detto prima in questa mattinata. Cobianchi, sempre dalle cronache di oggi ho letto, gli enti locali ormai sono centri di potere che succhiano i nostri soldi. E Scalfari nel suo articolo domenicale scrive, criticando ovviamente anche lui
la voracità, diciamo così, delle regioni, scrive soltanto i comuni danno ancora fiducia, poi c'è qualche comune che questa fiducia non la dà, ma questo è un altro discorso. Va abolito questo finanziamento pubblico, va completamente ripensato, cioè questo fiume di denaro scatena gli appetiti più bassi. Che cosa bisogna fare? Ma, guarda, noi possiamo anche parlare di poesia, cioè possiamo anche dire che andrebbe abolito, ma sappiamo perfettamente che non succederà mai. Quindi sulla vicenda Lazio, se mi permetti, io farei come si fa a poker, io passo, perché sì, non vorrei essere davvero volgare, perché quello che sta venendo fuori sui giornali, e non riguarda solo la regione Lazio, ma da quanto si capisce riguarderà anche regioni, provoca sentimenti davvero volgari. Io continuo a stupirmi del self-control degli italiani. Questa è una cosa che Lei dice questi forconi in piazza ancora non si sono visti, ma insomma siamo vicini. No, certo, no. Allora, speriamo che i forconi in piazza non ci siano mai, perché è evidente che non è proprio il caso, e evitiamo violenze, quindi è da vietare, è da evitare. Però, detto questo, io mi stupisco davvero di un controllo veramente britannico degli italiani. Sui giornali vediamo delle cose che neanche decine panettoni avevano immaginato, e continuo a vedere una reazione della gente ovviamente arrabbiata, imbufalita, non se ne può più di questi partiti, però è come una rabbia che ognuno si tiene per sé, cioè che ognuno... Non sarà un po' rassegnazione ormai? Sì, può essere che sia rassegnazione, anche se sono curioso di vedere appunto le prossime elezioni, voglio proprio vedere come va a finire. Certo. Forse rassegnazione, ma non credo che sia solo questo, cioè io credo che tra quelli che si indignano ci sono anche quelli che ne beneficiano. Cioè il problema di un'eccessiva presenza dello Stato nell'economia ha come conseguenza il fatto che molti italiani beneficiano dei sussidi ai partiti, cioè del finanziamento ai partiti. Sono stati fatti dei calcoli su quanti italiani vivono direttamente o indirettamente dei soldi incassati dai partiti. Ora, quelli si indignano, ma in realtà a loro va bene che continui così. Quelli che non vogliono il finanziamento pubblico ai partiti, ripeto, è poesia, sono quelli che non ne beneficiano. Io ho il terrore che quelli che non ne beneficiano siano in numero inferiore di quelli che ne beneficiano. E questo forse è una delle spiegazioni fatto che gli italiani non si ribellano. Con la Iacomo, il federalismo è ora di ripensarlo? Il federalismo va senz'altro ripensato e inquadrato in un contesto molto diverso da come era stato immaginato. A parte il fatto che non si danno casi nella storia, che io sappia, di paesi che da stato nazionale diventano federali, stati federali. La storia, gli unici esempi che ci dà concreti, la Svizzera, gli Stati Uniti, sono nati federali e tali sono rimasti. Ora, trasformare uno Stato nazionale in Stato federale, cioè fare il cammino inverso, è un processo storico inedito. Non so se noi italiani, che abbiamo inventiva, creatività, saremo capaci anche di fare questo. Rimane, diciamo, il problema di come responsabilizzare l'autonomia regionale. E sono d'accordo con quanto diceva il professor De Benedetti, che si batte il petto, dice: mi pento di aver votato nel 2001 la riforma dell'articolo quinto. Dell'articolo quinto del titolo quinto della nostra Costituzione. Non che quella riforma non andasse fatta, certo è stata abborracciata. È uscito fuori, ad esempio, sulla questione delle materie concorrenti, Stato, Regioni, che c'era una confusione incredibile. Ma noi, voglio dire, si è immaginato in quella riforma che le Regioni potessero avere sovranità nella gestione della politica energetica. Ma significa che se io costruisco un oleodotto che dalla Sicilia deve raggiungere la Lombardia,
posso trovarmi 10 accise regionali per portare... Ma sono follie sì. che uno Stato non avrebbe mai dovuto mettere in campo. Cioè, è di queste assurdità che oggi soffre il Paese. Devo dire più in generale che quello che è accaduto, per tornare al Lazio Gate, è la metafora della disgregazione complessiva che sta vivendo il nostro Paese. Cioè, lì veramente si tocca con mano che cosa vuol dire aver degradato la qualità del ceto politico. Lo spirito pubblico si è infiacchito in una misura straordinaria. E per stare in Europa noi abbiamo due possibilità: di entrare in Europa con la dignità di una nazione, di un paese, oppure di entrare in Europa, come disse Lenin a Bordiga, dice: vedo, ma i vostri metalmeccanici domani potrebbero essere degli ottimi giardinieri per i metalmeccanici tedeschi. Il rischio che corriamo è questo. Sì. Diventare gli schiavi. Diventare noi italiani gli schiavi del terzo millennio, perché ovviamente senza le competenze, senza le strutture, ovviamente rischiamo grosso, non abbiamo materie prime, il paese non è ricco di materie prime, non abbiamo industrie, abbiamo però beni culturali, abbiamo turismo, sì. abbiamo delle cose su cui puntare, però non c'è un disegno complessivo al momento, non c'è una visione, la strategia complessiva manca sempre. Federica Fantozzi, è un colpo terribile questo per il PDL, questo scandalo del Lazio? Vabbè, per il PDL sì, non c'è dubbio, già è un colpo terribile, tant'è vero che Berlusconi ha fatto di tutto per evitare le dimissioni, perché travolgerebbe... Berlusconi che però voleva questo repulisti, diciamo così, uso questo termine sì, però per non capirci, vuole, no? Non vuole il voto, non vuole azzerare, vuole un repulisti, ma non vuole che la Polverini si dimetta, perché questo porterebbe... Scatenerebbe... Beh, intanto anche la Lombardia, diciamo, dove per carità non c'è la stessa situazione, però insomma c'è un presidente non indagato nel tritacarne mediatico da mesi. Poi c'è la situazione di Roma, dove Alemanno è già in forte difficoltà, e poi c'è, insomma, ha perso di nuovo punti nei sondaggi. Ma io credo che queste elezioni, però non solo per il PDL, cioè credo ci sia un clima mutatis mutandis come c'era nel 92, cioè di qualche cosa che sta proprio crollando, che riguarda tutti i partiti. Adesso un caso minore, ma in Emilia un consigliere IDV ci ha abituati, Valori, c'ha abituati Pietro, Italia sì. dei Valori, ci ha abituati male, ma insomma pare che avesse delle rimborsi di cene, 4 cene in 4 posti diversi nella stessa sera. Gli ho detto: ma come hai fatto? E c'è il dono dell'ubiquità. Il dono dell'ubiquità. Quindi questo è un grande appetito, dice giustamente. È un grande appetito. Questa è una bella battuta. Non so come andranno, ma secondo me saranno il crollo di un sistema. Non so verso dove, non so verso quale classe dirigente, perché questa è misera, anche se io sono d'accordo che gli italiani, gli elettori hanno anche una loro parte di potere, una loro parte di responsabilità. Però il rischio, il vero incubo è scoprire tra 2 anni che la nuova classe dirigente è uguale a quella vecchia, solo meno, ancora più misera. Senta, invece, restando al suo partito, insomma, di riferimento del suo giornale, come va la corsa alle primarie? Ad oggi qual è lo stato dell'arte? Renzi continua questo giro in camper con grande successo, sì, mi pare, no? Lo di stato presenze. Dell'arte è molto fluido, perché molto mi sembra fluido. Sia notizia di oggi che l'area Boeri, Puppato, Gozzi, Civati si stia organizzando intorno a un unico candidato. E per il resto l'altra questione in questo momento fondamentale è quella delle regole. Poi ci sarà il 6 ottobre, mi pare. Il 6 ottobre, no? L'Assemblea Nazionale. Però Renzi da lì... mi scalpita, dice: le regole ci sono, non cambiamo queste regole. Insomma, teme. Allora, sull'albo degli elettori bisogna capire che cos'è. Cioè, se il registro degli elettori è semplicemente: io vado a votare alle primarie, prendo nel mio nome il documento, come è stato fatto anche per Prodi, e mi sembra sacrosanto. E quindi ci va se si tratta. Se si tratta però di registrarsi una settimana prima nelle sezioni, è una procedura più stringente e più onerosa, che perché viene fatta adesso. Sicuramente scoraggerà gli elettori spuri, però scoraggia anche molte persone che comunque non hanno tempo per andare lì una settimana prima, non lo sanno, non sono stati informati. Quindi, insomma, cambiare le regole in corsa quando c'è un sospetto di pregiudizio verso uno dei candidati è rischioso, è scivoloso. Martini, che diciamo di queste primarie del PD? Poi adesso ci sono anche diversi sondaggi, no? Soprattutto, insomma, ovviamente si soffermano sulla grande sfida, il duello tra Bersani
e Renzi. Dicevo, Renzi sta riempiendo le piazze molto più, per esempio, però adesso io, ci ha detto Carogna ieri, non so cosa ci dirà dopo quello che sto per dire Grillo, nel senso ha riempito le piazze più di Grillo ieri a Parma, Renzi. Il problema sarebbe capire se li riempie più di Bersani, ma, di, no, ma certo, per misurare questo non è molto difficile, così come è molto difficile fare sondaggi così specifici, nel senso che già trovare, diciamo, un campione di elettori potenzialmente democratici richiede una indagine, un investimento molto, ma non perché siano pochi. No, che c'è, la battuta era facile. Io perché comunque rispetto a un campione potenziale di 100 ovviamente saranno 25, 30 e quindi ovviamente richiedono investimenti maggiori e che non tutti gli istituti riescono a condurre. Sicuramente il fenomeno Renzi è molto significativo e allora viene da porsi un quesito. Prima abbiamo parlato, ne parlava la collega Fantozzi, di questo crollo di credibilità dei partiti e non si riesce a capire dove si andrà a collocare il dissenso di una parte dell'opinione pubblica, perché poi c'è anche quella, come diceva il collega di Panorama, che appunto invece in qualche modo è incistata nel sistema politico e partitico. Ecco, allora, è possibile addirittura che ci sia una sorta di conflitto a distanza tra Grillo e Renzi? Perché dico questo? È significativo quello che è accaduto ieri a Parma, cioè era atteso Beppe Grillo, si sono radunate un migliaio di persone, quindi meno di quello che ci si aspettava e quindi così, è un piccolo... Mi fa fare la difesa di Grillo d'ufficio, posso farla? Le spiego che cosa voglio dire? Io ho sentito dei cronisti che erano lì. No, ma infatti... C'era una splendida giornata e magari qualcuno, essendo fine settimana, è andato fuori e poi c'era il concerto per l'Emilia, che mi pare abbia riunito più di 200.000 persone, moltissimi giovani... Al Campovolo, no, adesso voglio dire, mettiamo tutto il contesto. No, infatti... Grillo il suo vero seguito ce l'ha sul web. Ecco, Grillo poi il vero seguito ce l'ha sul web. Un momento, tutto questo è verissimo, così come è vero che il seguito... Però è anche vero che laddove Grillo va raduna sempre delle folle significative. Sì. Non è significativo questo episodio di una riduzione del consenso? Sì, certo. È significativo che si stiano moltiplicando i segni di dissenso. I mugugni interni. Sì, esattamente. Mm. E però, quale migliore campagna elettorale di quella che stanno facendo i partiti? E allora, dicevo prima di Renzi, si sta proponendo come l'anticasta ed è quindi possibile che ci sia un elettorato, come dire, di frontiera che può essere, come dire, in qualche modo ammaliato anche da questa sirena. Non è un caso, e chiudo, che Bersani, che con molto coraggio vuole il cambio dello statuto e quindi vuole una ulteriore legittimazione popolare, voglia che la partecipazione di Vendola alle primarie. Uno dei motivi per i quali il segretario del PD spera che Vendola partecipi e che appunto Vendola contenda a Renzi quella parte di voti incerti di antipolitica e di anticasta che Vendola può esattamente personificare. Mm. A proposito di Renzi, ieri da Varese sul suo giornale ci racconta l'arrivo di Renzi a Varese, Marco Alfieri. Sono due righe ma sono significative. Matteo Renzi arriva a Varese nella culla leghista di Bossi e Maroni, dove la sinistra non vince da anni e trova 1.000 persone che lo aspettano dalle 9 del mattino, nonostante il Partito Democratico locale, nella sua newsletter, avesse segnalato per sabato solo la sagra dello gnocco fritto di Tradate. Da Piazza Montegrappa, dove lascia il camper, al Teatro Politeama, saranno 3-4.000 metri di passeggiata in mezzo a gente che scatta foto, lo saluta e gli stringe la mano. Metà della gente non la conosco, buon segno, soppesa un dirigente locale del Partito Democratico. Non succede alle iniziative di partito. Vabbè, insomma, questa è una cronaca. Poi, che c'è, Beriola, che succede? No, dico, un primo effetto... No, le piace Renzi, intanto le chiedo questo. Ma non lo conosco, lo conosco poco, quindi non voglio dare giudizi affrettati. Certo, è coraggioso e questo mi incuriosisce.
E volevo dire, un primo effetto però di queste primarie è stato quello che, se avete fatto caso, la squadra di Bersani è composta tutta quanta da giovani amministratori. Allora sì. Mi chiedo, pongo un interrogativo, sarebbe stato uguale se non ci fosse stato, insomma, dall'altra parte un giovane come Renzi? Quindi in ogni caso credo che Renzi in questa fase faccia bene. C'era con la Iacomo che mi associo senz'altro alle considerazioni sì. che faceva il collega. Voglio dire, il fatto che Renzi abbia scelto di mettersi in discussione e di candidarsi per le primarie ha dato una scossa al PD e credo che la stia trasmettendo al sistema politico. Concordo con l'analisi che fa il collega Martini quando dice che Renzi in qualche modo si colloca su quel crinale fra l'antipolitica e quel mondo protestatario, eccetera, e quindi potrebbe intercettare, riportare alla politica e alle scelte della politica sì. quella parte di elettorato che in questo momento non pensa minimamente di andare alle urne il prossimo anno. Questo è un elemento che introduce dinamismo. Non è ancora il rinnovamento e il cambiamento della politica. La rottamazione, insomma, no, complessiva. Quello avverrà, sì. no, ma la rottamazione cui pensa Renzi è un passo iniziale. Qui non è un problema di anagrafe. Per rinnovare la politica vanno rinnovate le istituzioni. Cioè, non si può mettere una politica nuova dentro l'otre vecchio, perché lo spacca, come dice il Vangelo. Una politica nuova ha bisogno di otri nuovi, cioè di istituzioni nuove. Cosa che in questo momento sì. nessuno ha in mente di fare. Sono curioso di sentire De Benedetti. Intanto, lei andrà a votare alle primarie, De Benedetti? Penso di sì. Chi vota? Renzi. Oh, cosa le piace di Renzi? Ma mi piace l'idea di... Io credo che Renzi, non per quello che rappresenta e per quello che ha veramente la possibilità di dare un taglio netto su una cultura politica che deriva dagli anni 70. È vero. Ed è l'unica possibilità che io vedo in questo momento. Lei voterà Renzi, però le chiedo anche un pronostico. Ma Renzi può vincerle queste primarie, secondo lei? Io posso. Lei mi ha chiesto che cosa faccio sì, io. Sì, no, no, ma le ho fatto una domanda supplementare, però pensa che sia in grado di vincerle? C'è ancora del tempo, io penso che stia crescendo. Vabbè. Mi auguro che stia crescendo. Cobianchi, volevo sapere se anche lei concorda con quanto diceva prima Martini sul fenomeno, come fenomeno Renzi. Cioè lui il contendente di Grillo, lo sfidante di Grillo in qualche modo? Sì, sono abbastanza d'accordo. È un po' di... È un po' di tempo però che sono invaso da un pessimismo cosmico, perché anche se Renzi diventasse segretario del PD, anche se Renzi diventasse presidente del Consiglio, poi però in Consiglio regionale del Lazio abbiamo i Fiorito, in Parlamento abbiamo questa classe politica. Io cioè, penso... Il Parlamento si rinnoverà adesso col voto del 2013, speriamo, no? Voglio dire. Beh, certo, anche nel... Oddio, potrebbe rimanere il Porcellum, quindi non sappiamo poi che succederà. Sì, ma guardi, il meccanismo elettorale è una delle cose che mi appassiona di meno, nel senso che io sono appassionato a vedere quali sono le persone che scendono in campo e perfino il programma mi pare secondario. Mi pare più importante, ancora più importante, le persone che scendono in campo, persone che hanno dimostrato nella loro vita di essere innanzitutto competenti e poi oneste e poi decise. Ho scritto una volta che se davvero Renzi vuole cambiare l'Italia non deve candidarsi come segretario del PD, ma deve diventare presidente del TAR del Lazio, perché in Italia è così. Non è male questa, presidente del TAR. Io credo che la sua ambizione sia quella di guidare il paese, cioè di fare... E allora deve candidarsi al TAR del Lazio, non deve fare il segretario del PD. Senta, e invece Grillo, giustamente Martini diceva, insomma, non è che se la piazza di ieri a Parma era semivuota, questo sia un segno
di minor consensi, ma pensa che lei pensa che nel Movimento di Credito sta cambiando qualcosa? Mi sembra di sì. È una cosa, diciamo, che dovrà essere seguita con moltissima attenzione. Certo che se anche noi della stampa dedicassimo la stessa attenzione a scovare le magagne di Grillo, la dedicassimo a scovare le magagne dei consigli regionali d'Italia, faremmo meglio il nostro mestiere. Però in effetti mi sembra che il fenomeno Grillo, che è stato per un certo periodo travolgente, di una forza inimmaginabile, ecco, mi sembra che stia cambiando. Non so se come dire, in meglio o in peggio, cioè se cresca o cali, però vedo un mutamento abbastanza interessante. Peraltro lei, quando dice scoprire, insomma, anche le magagne delle regioni, devo dire che questi giorni i giornali, ma non solo i giornali, hanno avuto ampie pagine, non soltanto dei costi delle regioni, ma anche di singoli episodi, quanto, no? Lei non sa quanto ci sarebbe ancora da scrivere su molte altre No, non lo metto in dubbio. Purtroppo, per esempio, oggi segnalo un approfondimento di Stella e Rizzo sul Corriere della Sera, ha come arredamento il dizionario degli sprechi delle regioni, dei consigli regionali, quindi sono pagine e pagine di... Prego, Manuel Martini. No, da questo punto di vista, riprendendo una sollecitazione di Cobianchi, vorrei fare un'osservazione autocritica sul giornalismo. Effettivamente c'è una certa subordinazione rispetto alle inchieste, cioè sì. I giornali sono pieni di queste stralci, sì, interessantissimi e tragici. Raramente prendono l'iniziativa di fare una connessione. Ad esempio, oggi sulla stampa c'è, sì, un interessante articolo di Mattia Fetri, che spiega esattamente tutte le contraddizioni della Polverini, che sembra invece essere uscita così a testa alta, con una certa gagliardia, da questa vicenda. In realtà, se si confrontano le sue tutto quello che la Polverini deve ancora spiegare, esattamente, le sue dichiarazioni, e poi andando a scavare, ma autonomamente, il giornalista, no? Esattamente quello che è successo in questi anni in quel consiglio regionale, forse si dà un servizio rispetto alla semplice pubblicazione dell'indagine, che ha un suo corso. È la stessa cosa che avvenne peraltro per Mani Pulite, evento straordinario, di grande... ma insomma, in quel caso la stampa si limitò a riportare tutto quello che usciva dalle procure, senza fare un'indagine propria e tutto sommato anche essendo molto acritica rispetto al complesso o a alcune specifiche iniziative. L'ha fatta quest'estate, vent'anni dopo, un'indagine su Mani Pulite, il corrispondente della stampa da New York, sì, Maurizio Molinari, sì, quando vent'anni dopo ha potuto riannodare alcuni fili di quello che accadeva anche alla procura di Milano. È vero. C'è sempre tempo. E ci sono state ulteriori poi polemiche su quella stagione. Federica Fantozzi, in questo si dovrebbe appunto mettere più in contatto, diciamo, i dati, i numeri con poi il clima, i fatti, insomma, insistere, pungolare, chiedere conto. Sì, non c'è dubbio, è vero che su Grillo c'è stato un grande interesse mediatico che, diciamo, su a sponte, a prescindere dalle iniziative giudiziarie, magari non c'è sui consigli regionali. Effettivamente si potrebbe andare a guardare tutti i consigli regionali d'Italia e probabilmente si troverebbero cose molto interessanti. È anche vero però che Grillo è la novità, è stata la novità di quest'anno, una forza che oggi comunque sarà, sì, è vero, è scesa, ma gli ultimi sondaggi non so dove ce n'era, sì, uno di qualche punto, sono comunque 14-15%, che è secondo il terzo partito italiano, secondo me sarà quello più o meno che rimarrà, io credo che non scenderà tanto più di così. E quel 40-45% di astensione annunciata, eccetera, in che si trasformerà? Sicuramente è un bacino a cui punta Renzi. Sicuramente bisognerà vedere che cosa farà Berlusconi, perché Renzi è un fattore di dinamismo nel centro-sinistra, ma anche nel centro-destra. Berlusconi, che già di suo, insomma, cambia idea un giorno sì un giorno, non credo che vorrebbe comunque, diciamo, sentirsi il vecchietto della situazione. Cioè, sono tante cose che stanno per cambiare e quel bacino è ancora molto fluido. Diciamo che ancora molti scenari li dobbiamo capire. Io non saprei se temere oppure augurarmi, come cittadino, che quel 40% di astensione resti tale.
Non so se temere o augurarmi. Più ci si avvicina al voto, più si riducono quelle percentuali, no, di solito. Quindi, sì, abbiamo... No, ma voglio fare un'altra domanda con la Iacomo, visto che lei si occupa di, in questo libro di Euro, insomma, di queste tematiche. La campagna elettorale già è iniziata ormai, quindi alcuni temi già li stiamo vedendo, ma che vivremo nei prossimi mesi, quanto tirerà in ballo pro euro, contro euro, questi temi? Beh, penso che si andrà non molto oltre quello che abbiamo già visto in queste ultime settimane. La richiesta di un referendum confermativo sulla presenza dell'Italia nell'euro non è un fatto inedito per noi. La stessa cosa già in Francia, alcuni gruppi politici l'hanno chiesta. Mi pare lo stesso Jean-Luc Mélenchon, esponente della sinistra radicale, ma anche in Olanda. E badate bene, però, sono richieste che muovono da sponde opposte. Cioè, qualcuno chiede un referendum per uscire, altri invece sono richieste poste in termini molto più oggettivi, cioè riacquisire il consenso popolare a decisioni prese dai governi nazionali in modo da rafforzare la coscienza dell'opinione pubblica sul fatto che si è entrati in una dimensione completamente nuova. Sì, no, voglio dire, c'è chi demonizza Grillo, per però forse riguarda... invece è un tema che ma probabilmente affrontare con grande concretezza questo, ma, no? Faccio presente che qualche giorno fa l'ipotesi di un referendum è stata prospettata dallo stesso Presidente del Consiglio, se non sbaglio. Cioè ha preso in considerazione l'ipotesi che in Italia si possa celebrare un referendum, ma questo per ridurre la distanza fra un'opinione pubblica sconcertata per quello che ha prodotto questa crisi finanziaria in questi 4 anni e riavvicinarla alla consapevolezza di che cosa significhi, che cosa voglia dire vivere in una moneta unica e nel mercato più grande che esiste. E allora chiudiamo lasciando sospeso questo interrogativo, che magari sarà oggetto anche di prossime puntate. Referendum sì, referendum no, ovviamente sull'euro e sulla permanenza dell'euro. Una battuta? Sì, no, io concordo col collega Martini, nel senso che i giornali italiani potrebbero fare qualcosa in più, offrire un contributo maggiore per migliorare il paese. Vabbè, allora che anche i giornalisti, insomma, si devono rimboccare un po' più le maniche, diciamo così. Grazie a tutti voi per essere stati ad Omnibus. Ovviamente adesso c'è il resto della programmazione della 7. Intanto le previsioni meteorologiche con il nostro Giuliacci, visto che è un fine settimana, credo, abbastanza assolato su tutta Italia. Poi domani Omnibus con Alessandra Sardoni. Grazie e buona domenica. Buongiorno. Oggi tempo bello e soleggiato, ma anche caldo sulle regioni meridionali, sulle isole maggiori, per la presenza del caldo anticiclone nordafricano. Anticiclone e caldo insisteranno sulle regioni meridionali con il bel tempo almeno fino al 27 al 28 di questo mese. Cosa capiterà nel resto d'Italia? Bene, oggi nuvole su tutto il centro-nord della penisola per l'avanguardia di una perturbazione atlantica, una nuova perturbazione, la numero 4 per il mese di settembre, perturbazione che poi nella giornata di domani, lunedì, porterà rovesci e temporali su quasi tutto il nord Italia. Un'altra intensa perturbazione giungerà sempre sul nord Italia tra il 28 e il 30 di questo mese. Bene, ma vediamo una prima immagine relativa appunto alla nuvolosità prevista per oggi. Vedete le nuvole sparse al centro-nord, la nuvolosità densa sulla Francia e sulla Spagna, che è la perturbazione che appunto arriverà nella giornata di domani portando rovesci e temporali su gran parte del nord Italia. Vediamo l'immagine successiva, vedete l'anticiclone africano a dominare sulla penisola, soprattutto sulle regioni meridionali,
meridionale sulle isole maggiori, ove, dicevo, porterà tempo bello e soleggiato, ma anche caldo, fino al 27-28 di questo mese. In blu è rappresentata l'arrivo della nuova perturbazione. Bene, il tempo che farà oggi, vedete molti simboli di sole, ma anche le nuvole nord Italia, su gran parte del nord Italia e sulla Toscana, qualche isolato piovasco sul Levante Ligure nel pomeriggio e nella sera. Le temperature massime previste per oggi, direi gradevoli sul nord Italia, intorno a 27-28 gradi al centro-sud e con punte però di 30-31 gradi nelle zone interne delle isole maggiori. I venti previsti per oggi, venti vedete che sono in prevalenza da quadrante meridionale e per lo più di scirocco. Bene, vediamo il tempo che farà nella giornata di domani lunedì. Abbiamo detto arriva la perturbazione numero 4. Ecco, i rovesci temporali su tutto il nord Italia, i rovesci temporali diffusi su tutto il nord Italia, eccetto l'Emilia Romagna, il Piemonte e il Ponente Ligure. Un po' di nuvole Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, bello soleggiato sul resto della penisola. Le temperature massime previste per domani in calo ovviamente sul nord Italia, dove non si supereranno i 25 gradi, gradevoli sulle regioni centrali, in un aumento su quelle meridionali prossime a 30 gradi, quasi ovunque, con punte di 32-33 gradi nelle zone interne delle isole maggiori. Andiamo a vedere infine il tempo che farà nella giornata di martedì. Vedete, restano la perturbazione, ha lasciato un po' di nuvole soprattutto sulle Alpi, sulle regioni di nord-est, sulla Liguria e sulle regioni meridionali, qualche piovasco pomeridiano isolato sull'Alpi Lombarde, Alpi centro-orientale, il Levante Ligure, ma niente di più. Le temperature massime previste per martedì direi gradevoli al nord e anche sulle regioni centrali, ancora elevate sulle regioni meridionali, 27-30 gradi con qualche punta di 31-32 gradi. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno, adesso buon proseguimento con la normale programmazione della 7.